E sui provvedimenti all'esame del governo, Luigi Massi ha intervistato il ministro per la pubblica amministrazione, Giampiero D'Alia. Alcune misure riguarderanno tutta quella documentazione che le imprese debbono presentare per interloquire con le pubbliche amministrazioni o per svolgere altre attività di natura contrattuale. Tutto questo faciliterà il lavoro e l'attività del settore produttivo, garantendo una serie di risparmi che aggirano attorno a 8 miliardi di euro. Il suo collega di governo Saccomanni è costretto ad ammettere che per IVA e IMU non si può fare molto, almeno in questa fase. È un po' un bagno di realismo per il governo, forse potrebbe creare anche qualche tensione nella maggioranza che vi sostiene o no? Le tensioni sono comprensibili, ma il ministro Saccomanni, con molta onestà, dovendo fare i conti con la condizione economica e finanziaria del nostro paese, deve dire e deve parlare il linguaggio della verità. È evidente che l'impegno prioritario del governo è quello di ridurre la pressione fiscale sulle famiglie e sulle imprese, ma noi siamo stati chiamati a svolgere questo ruolo come esecutivo da un mese. C'è allo studio del ministro Giovannini una serie di misure per favorire l'occupazione. Siamo impegnati anche a proporre all'Europa uno svincolo dei fondi europei per il lavoro. Lei come vede questo aspetto? Credo che aver fatto mettere come priorità nell'agenda europea la lotta alla disoccupazione giovanile sia un grande merito del governo e del nostro Presidente del Consiglio.